Cleopatra, l'ultima e la più famosa tra le regine d'Egitto. Una donna dal fascino leggendario, capace di smuovere eserciti e cambiare il destino dei popoli. Cleopatra nasce nel 69 a.C. ad Alessandria d'Egitto. È figlia del faraone Tolomeo XII e di una delle sue concubine. Nel 51 a.C. il faraone muore, lasciando il trono conteso tra Cleopatra e il fratellastro Tolomeo XIII. Per qualche tempo, Cleopatra e Tolomeo governano insieme, ma la loro armonia non dura a lungo. Dopo 3 anni di regno, Tolomeo costringe la sorella a lasciare l'Egitto e concentra tutto il potere nelle proprie mani. Cleopatra scappa in Siria, dove incomincia a radunare un esercito per riprendersi il trono. In vista dell'imminente guerra civile, sia Tolomeo che Cleopatra cercano di allearsi con Roma. Tolomeo fa uccidere Pompeo, il grande avversario di Cesare, in fuga in Egitto, e consegna la sua testa a Cesare. Per Giulio Cesare è un affronto, e il fascino di Cleopatra fa il resto. Le forze di Cesare e di Cleopatra si uniscono e sconfiggono le armate di Tolomeo. Cleopatra sale al trono come regina d'Egitto. Cesare e Cleopatra aspirano a un'alleanza permanente tra Roma e l'Egitto, ma il loro legame non è solo politico. Nel 47 a.C., Cleopatra dà alla luce Cesarione, l'unico figlio naturale di Cesare. Il sodalizio tra Cesare e Cleopatra si interrompe nel 44 a.C., quando Cesare viene assassinato, ma la strada di Roma e quella dell'Egitto sono destinate a incrociarsi ancora. Nel 42 a.C., presso la città di Tarso, Cleopatra incontra il nipote di Cesare, Marco Antonio, uomo tra i più potenti di Roma. Cleopatra e Marco Antonio si innamorano. Nel 37 a.C., quando si sposano ad Antiochia, hanno già 3 figli. Antonio si stabilisce in Egitto. Lui e Cleopatra conquistano numerose terre, tra le quali l'Armenia, la Libia e la Fenicia. Ottaviano, figlio adottivo di Cesare e avversario politico di Antonio, ne approfitta. Accusa Antonio di voler costruire un regno nemico di Roma e convince il Senato romano a dichiarare guerra all'Egitto. Nel 31 a.C. la flotta di Roma sconfigge quella di Antonio e Cleopatra nella battaglia navale di Azio. Poco dopo, le armate romane entrano in Egitto. Mentre Antonio affronta Ottaviano, gli giunge la falsa notizia della morte di Cleopatra. Marco Antonio, disperato, si uccide gettandosi sulla propria spada. I romani avanzano. Dopo aver perso l'uomo che ama, Cleopatra sta per perdere anche il suo regno. Distrutta dal dolore, Cleopatra si fa mordere da un aspide velenoso. È il 30 a.C. L'ultima regina d'Egitto muore a 39 anni.